potevi fare? Avevi brutte intenzioni, stavo entrando nella cavolo di doccia. Ah, cacchio, scusami, scusami un sacco, non volevo. Vuoi mangiarmi con i tuoi occhi? Pervertito del cavolo. Se sei contento che sono ritornate Violet e Ivy, mi raccomando, arriviamo in questo video a 25.000 like. Soprattutto se non mi segui ancora su Instagram, guarda che cosa ti sei perso. Via. Pico, il muro, ciao. Che cacchio? Che voleva disturbare il mio sogno che adesso sono da solo? Ciao, Sbrie. Violet! Violet, oh mio Dio! Ciao! C'è anche Ivy con te? Siete ritornate? Perché chiedi di Ivy? In che senso? Non è mai andata, nel senso, sì, è tornata, penso sia a casa, ma perché non ti basta io? Ah, figa! Cosa? Che hai detto? Dico, perché cerchi Ivy così insistentemente, tutto ok? Oh, no, 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 voglio solamente sapere se sta bene, o sciabolette, in sì, casa, sì, dov'è, dov'è? Senti, dov'è, dov'è, chiederti... dov'è? È a casa, è tornata dalla città, volevo chiederti una cosa. Oh, sciabolette, togliti! È in casa tua, no, no, no. È in casa tua, è in casa tua. Sì, che è in casa mia, aspetta, aspetta, dov'è? 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 Oh, sciabolette, finalmente ritornata! Ivy! Ivy, dove che sei? Sei in cucina? Che cosa stai facendo? No, Sbri! Dov'è? Dov'è? Sei in camera! Dov'è? Che... dov'è? Tu, in camera tua! Ti dovevo chiedere una cosa! Ma dove sei? Ivy! 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 Ehi! Che ci fai qua in bagno? Perché sei entrato? Sbri, che cosa volevi fare? Avevi brutte intenzioni! Stavo entrando nella cavolo di doccia! Ah, cacchio, scusami! Scusami un sacco, non volevo... Subito, ah, non ti permettere di mangiare una cosa del genere, maniaco! Mi sa che non è andata tanto bene, vero? Cacchio, che male! Non lo sapevo che... Potevi dirmelo principalmente... Cioè, subito che eri in bagno, scusami! Che ne sapevo io? Io ero da te, mica ero a casa, non so dove si sposta lei! Sciabolette! Ascolta... Ma cacchio sei andata? Comunque, Così. Che cosa volevi chiedermi? Scusami! Allora, praticamente mi hanno dato questi due biglietti per... un evento che non è tanto distante da qui. E insomma ne ho due, quindi mi chiedevo se Scusami, mi è entrato un moscerino in bocca. Devo togliermelo con le pinze che stanno nel mio bagno. Perché sono solamente le uniche nel mio bagno. Ho delle ciao. Pinze. No, io ho delle pinze uniche. Dentro super fortunato. Finalmente siamo ricchi. Dai, non la bocca però, quanto dobbiamo aspettare? Ma che cacchio state facendo voi due nella fontana lì? Ma che cacchio, perché quella faccia? E tu, Violet, che cacchio state facendo qua? State pescando nella fontana di Violet, perché? Elox mi ha detto che se peschiamo un pesce in questa fontana saremo fortunati per tutta la vita. È vero, l'ho letto su internet. E internet non sbaglia mai. Sì, vabbè, dai, internet prendi. Dice anche che Lady Gaga ha il pisellino, sciabolette. Non è così. Cosa? Ma che dici? Sciabolette. Che schifo. Ascoltatemi, sì? Non troverete mai un pesce in una fontana. Soprattutto nella fontana di Violet. E che... perché? Perché sta lì e motivazione? Vi sta fissando. Ed è scioccatissima, cavolo. Mi sa che sta venendo a farvi la ramanzina. Oh cacchio. Ma che ramanzina? Oh cacchio. Ma voi lo sapete che cacchio è? Oh mio Dio. È una iandere del cavolo. Violet, dovete andarvene via, sciabolette. Andatevi state qua. Scappa. Oh mio Dio. Cosa state facendo al mio giardino? Dove cavolo l'ha presa quella sega lei? Oh no. Io ve la faccio pagare. Andatevene. Scappatevene via. Scappa. Lo so che è colpa tua, è sempre colpa tua. Non è vero. Sì, è vero. Cavolo, Ah, mio Dio, ma cosa devo fare con quei due io? Ciao, Ivy. Sei ancora qui? Dopo quello che hai fatto? Che cos'è che ho fatto? Scusa. Sei veramente vergognoso. Non solo volevi spiarmi mentre stavo facendo la doccia, aspetti ancora qua davanti mentre... Che cosa stai pensando? Stai facendo cose losche, vero? No! Vedi che se stai pensando cose brutte, ti do un pugno sulla faccia che ti faccio vedere io. No, non sto pensando a cose brutte. Io volevo solamente chiederti... se ti andava di uscire uno di questi giorni, che ne diresti? Di uscire? Noi due? Sì, perché va... Assolutamente no, scordatelo! Cosa? Perché? Ma Ivy! Ti prego, usciamo! No. Ma scusami, ma non sei stata male?
Io? Sì. Sono stata male? Sì, sei stata male. I tuoi genitori mi hanno detto che sei stata male. È arrivato tua mamma, il tuo fratello. Venuti tutti quanti a dirmi che sei stata male, sciabolette, che eri in città. Mi ero semplicemente fatto la vacanza. Adesso non vuol dire stare male, giusto? Ah, cosa? Hai fatto la vacanza? Sì. E allora perché mai i tuoi genitori e tuo fratello mi ha detto quelle cose là? Cioè, perché? Non potresti farti un pochettino di cavoli tuoi e basta? Ma, Ivy! Ma che cos'è che ho fatto? Scusami, ok? Scusami se sto diventando un po' strano. Ma, cioè, siamo fidanzati, dico io. Possiamo un attimo parlarne riguardo a queste cose? Cosa? Noi due, fidanzati. Ma stai impazzendo? Cosa stai dicendo? Non è vero, noi due non saremo mai fidanzati. Eh? Cosa? Devo andare, scusami. Ah, guarda questo. Cosa? Com'è possibile una cosa del genere? Cosa? Ivy, no, impossibile, non è vero. Non è vero. E non si ricorda nulla. Cosa le ha fatto Violet? Magari un lavaggio del cervello. Cosa? Magari l'ha portata in dei posti brutti, Violet, in città. Oh, sciabolette! Ti prego! Ivy, possiamo parlarne un attimo? Dove cacchio è? Non c'è, non è in casa. Allora, al centro di fianco. Tanto c'ha la porta sempre qua aperta, Violet. Dobbiamo parlarne, dobbiamo discuterne. Ivy? Sei in camera? Non sto guardando. Dove sei? Sei nuda? Non voglio che tu... Non entrare. Oh, dove cacchio sei? Sono qui, non entrare. Dove? Qui dove? Qui oh, siamo! Volete... Ah, cacchio! Ah, scusami. Cos'è? Cosa stavi facendo? Stavi provando a rivedermi nella doccia? No! Stavi rientrando per vedermi di nuovo nella doccia? No! Sei uno sporco maniaco che cerca di spiarmi! No! No! Sì! Vuoi mangiarmi con i tuoi occhi? Permettito del cavolo! Davvero. Come ti permetti? Non è vero! Perché ti comporti in questa maniera? Dove cacchio sono? Scappa, sbrigati! Non riesco a passare! Oddio, aspetta! No! Ah sì! La mettete così! No, vai! No, ti darò il mio... Oh, cacchio! Devo parlare con zio Crucco, devo dirle di quella cosa! Ehi, Crucco! Ma che cacchio? Madonna, ma siete proprio uguali tu e quel tizio! Sto zitto. Ascolta, che cavolo. Devo dirti una cosa, ok? Innanzitutto cosa? Volevo solamente informarti che Violet ha preso Elox. E basta. Cosa? Oltre questo, ok? C'è Ivy che non si ricorda completamente nulla. Non si sta ricordando nulla di quello che abbiamo creato io e lei. Ti giuro. È praticamente messa in casa. Che mi dice e sostiene che io e lei non staremo mai insieme. E che soprattutto non ha mai... Cioè, non si ricorda completamente nulla, insomma. Com'è possibile? Non lo so. Cioè, fino a tipo qualche giorno fa, prima ancora che scomparisse del tutto, mi voleva, mi aveva mandato... Infatti, anche un messaggio. Era una colla assurda. Era perché secondo te fa in questa maniera? Cosa le sarà successo? Ma è stata in città per caso? Sì, è stata in città. Ma... Perché pensi già subito alla città? Perché sei arrivato perché... subito al dunque? Magari sei qualcosa della città? No, non so niente. No, però può essere che ha perso memoria. Si è fatta qualcosa, ha preso una botta. Cose. Dai, su, non è cosa di Violet. Forse di Ivy, forse lo è. Però di Violet, no, dai, cioè, tu immagina Violet che se ne va in posti loschi, dai, è impossibile. Boh, Violet da tanto non la vedo con una motosega, sinceramente, quindi mi preoccupa come cosa. Beh, in effetti sì, come se i loro caratteri si fossero amplificati una volta andati in città. Infatti non va bene questa cosa. È assurdo. Cioè, volete vedere che loro due fanno una accoppiata bruttissima, nel senso che fin quando Ivy sta a dormire in casa di Violet è un problema un po' per tutti, perché i loro caratteri si amplificano e diventano assurde. Ivy, sciabolette, è stra super mega scontrosa e arrabbiata con tutti e crede che io non abbia mai avuto nulla a che fare con lei. E Violet invece è una cacchio di psicopatica yandere che vuole uccidere tutti. Oh, cavolo.
Oddio, sta diventando sempre più difficile questa situazione. Sì, no, non la situazione, il quartiere stesso sta diventando difficile, Grucco. Il quartiere cosa stesso. Cosa vuoi fare? Non lo so, qualcosa dobbiamo farla, zio Grucco. Le stacchiamo tra di loro, non lo so. Eh sì, per forza, perché stando insieme si amplificano il loro carattere, sciavolette. E come vuoi fare? Quella per la prima volta ti picchiano. Ciao, ragazzi. Ciao, Violet. Perché sei felice? Andare a vedere che cosa ha fatto il tuo amichetto. Che cosa hai fatto? In che senso? Oddio. Cosa? Guarda. Oddio, Elox! Oddio, che ti hanno fatto? Che ti ha fatto, Violet? Oddio, stai bene, Elox? Violet! Oddio, non risponde. Elox! Tutto bene? Tutto ok, Svri? Sì, cos'è quella faccia strana, Violet? No, ma che faccia strana?